Giacomo Vanetti e adesso ci parlerà di come è arrivato a sviluppare questo suo linguaggio molto introspettivo e a scegliere soprattutto la fotografia come metodo di linguaggio. Va bene, grazie a te, ciao a tutti. Allora sì, io sono arrivato alla fotografia, in realtà arrivo dal Politecnico di Milano, sono laureato in design e comunicazione visiva. Ho avuto la possibilità tramite una borsa di studio di fare un'esperienza Erasmus in Spagna, ho frequentato un'accademia di belle arti dove mi sono approcciato a tutte le tecniche di stampa, dalla fotografia alla serigrafia, all'incisione, alla litografia. Poi logicamente tornando in Italia la fotografia, essendo stata da me appresa come autodidatta, è diventata la cosa più facile da sviluppare in casa, bastava chiudere una tapparella e portare una bacinella d'acqua e si potevano sviluppare e stampare le foto. Questo è diventato il mio modo di lavorare perché, essendo, ripeto, come ho detto prima, un autodidatta che ha sviluppato una conoscenza per tentativi su questo campo della fotografia, ha sviluppato quella che poi è diventata la mia poetica, cioè il lavorare sul mezzo fotografico. Cioè io ho un tema di fondo che è un'indagine sul corpo e sul movimento, però questa indagine sul corpo e sul movimento viene analizzata attraverso l'uso di mezzi e di tecniche differenti che vanno dall'analogico al digitale, cercando di rappresentare quello che è il mio sentimento e la mia sensazione riguardo al mondo circostante. E per questo mio foto fair, per il progetto a quattro mani, sì, Il tema è stato il nudo e soprattutto il corpo femminile. Sì. Mi puoi raccontare un po' come hai interpretato proprio questo tema e l'hai fatto tuo? Perché è facile, essendo un tema comunque molto molto trattato, cadere nel banale o comunque magari riproporre qualcosa di già fatto, e invece tu hai trovato la tua strada. Sì, allora, come accennavo prima, il corpo femminile per me è molto di interesse perché, analizzando comunque un aspetto, come dicevo prima, legato al movimento, trovo nel corpo femminile una grazia, un'abilità, una maggiore resa del mio sentimento, cioè con un atteggiamento anche più estetico, diciamo, cioè un'immagine più gradevole che può aiutare. Come io credo di non renderlo banale è quello che ho anche accennato prima, cioè questo utilizzo del lavoro sul mezzo fotografico, cioè quindi cercare di riproporre un'idea di un corpo mai statico ma sempre in movimento, e questa cosa è percepita da il tipo di montaggio, cioè usando magari il plexiglass o l'uso di light box retroilluminati. Io lavoro anche con dei video realizzati o da fotografie o viceversa, partendo da video per poi utilizzare delle fotografie, cioè quindi l'indagine di questo movimento in cui però il corpo, nel mio caso mai riconoscibile perché è proprio un'attenzione solo sul corpo, mai riconoscibile perché quasi sempre indossa delle maschere che ne vanno a coprire i lineamenti del volto, appunto perché è un'indagine esclusivamente sul corpo. Non voglio che ci siano dei riferimenti a delle persone ritrattistici che possono magari deviare l'intesa. Esatto. Quindi diciamo il suo rapporto con la modella invece, sì, lei utilizza principalmente alcune modelle oppure variano, e questo rapporto come lo sviluppa? Sì, allora le mie modelle non sono professioniste, sono amiche principalmente, sono persone che conoscono il mio lavoro, che sanno che il mio lavoro è un processo abbastanza lungo e laborioso, quindi anche per vedere quale sarà il risultato ci vorrà del tempo, cioè non è la foto digitale che gli fai vedere immediatamente sul monitor, ti piace, sei venuta bene, cose del genere, e sono persone che appunto, apprezzando il lavoro finito, anche se, come dicevi giustamente tu, non c'è una ritrattistica, molto spesso loro non sono neanche riconoscibili, cioè non è una prerogativa del mio lavoro, però apprezzano il lavoro finale e mi aiutano nel sviluppare il processo creativo. È un'amicizia. È fondamentale. Non sempre con tutte le persone si riesce a lavorare. Cioè, a me è capitato anche di provare a lavorare con delle amiche che apprezzano il lavoro, però poi davanti alla macchina fotografica, non essendo professioniste, magari l'atteggiamento non riesce
riesce a essere così naturale e quindi non si riesce a sviluppare quel rapporto che aiuta a sviluppare un progetto più, più consono e più fluente. Le tue opere possiamo vederle dove? Hai un sito? Sì, io ho un sito, www.giacomovanetti.com. Trovate tutti i miei lavori, c'è anche un link ai video. Io, come dicevo prima, faccio dei video che poi sonorizzo tramite l'aiuto di amici musicisti, quindi in alcuni casi musica elettronica, in alcuni casi amici musicisti che proprio sono gli strumenti, facciamo questa combinazione, li potete trovare sia sul sito che è un link sulla pagina YouTube. Perfetto, allora grazie. Grazie mille, grazie e a voi. Spero di rincontrarti, è stato davvero un piacere. Anche per me, arrivederci, grazie mille.